Therapeuten arbeiten mit Menschen, die aufgrund einer Krankheit, Behinderung oder Unfalls in der Ausführung von Handlungen und Tätigkeiten, in der Selbstversorgung, bei der Arbeit oder in der Freizeit beeinträchtigt sind. Un terapista occupazionale sviluppa piani terapeutici centrati sul paziente, coinvolgendo attivamente il paziente stesso, i familiari o i caregivers, per sviluppare il piano riabilitativo in modo appropriato e personalizzato. Il terapista occupazionale utilizza specifiche valutazioni al fine di comprendere quelle che sono le cause delle attività deficitarie, quelle attività che il paziente non riesce più a svolgere, tenendo conto sia dei fattori personali che di quelli ambientali. Gli obiettivi vengono definiti e condivisi con il paziente o i familiari, sostanzialmente attraverso le strategie che vengono individuate per svolgere quelle attività importanti per il paziente, attraverso l'adattamento ambientale, l'impiego di ausili e la consulenza, il terapista occupazionale mira a rendere le persone capaci di partecipare alle attività della loro vita quotidiana con maggiore autonomia possibile in ogni ambito di vita. Ergotherapeuten arbeiten mit Menschen jeden Alters in öffentlichen und privaten Einrichtungen oder als Freiberufler. Also in stationären Einrichtungen, in ambulante Therapiezentren, Rehabilitationszentren, Altenheime, sozialtherapeutische Wohngemeinschaften und auch Therapie zu Hause. Außerdem kann man eine akademische Laufbahn einschlagen und in der Ausbildung oder Forschung an einer Universität arbeiten. Un'ulteriore possibilità è quella di iscriversi alla laurea magistrale di secondo livello nelle scienze riabilitative delle professioni sanitarie in modo di aumentare le proprie competenze, ma perché no anche di aprirsi eventuali sbocchi per quanto riguarda l'area manageriale nella ricerca applicata e nella formazione. Il percorso formativo è composto da discipline di base come l'anatomia e la fisiologia, che sono chiaramente indispensabili per comprendere i processi fisiopatologici che determinano le varie disabilità, ma ci sono anche discipline di tipo specifico professionali, indispensabili per imparare gli interventi terapeutici e preventivi di terapia occupazionale, e ci sono anche discipline con varie tematiche come ad esempio le metodologie riabilitative sia in senso generico che specifico occupazionali, il tutto basato su quelle che sono le evidenze scientifiche. Vi sono diverse tipologie formative, come ad esempio la classica lezione in aula frontale, i laboratori pratici, i seminari, i workshop, nonché 1500 ore di tirocinio pratico clinico in cui gli studenti imparano a trasferire e collegare la teoria con la pratica clinica. Ergotherapeuten arbeiten mit Menschen, die eine bleibende oder vorübergehende Beeinträchtigung haben. Dieser Beruf erfordert ausgeprägte kommunikative und soziale Fähigkeiten. Ergotherapeuten müssen ein hohes Maß an Empathie und Respekt mitbringen, sowie auch Teamfähigkeit, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein. Diventare terapista occupazionale perché può fare la differenza nella vita delle persone che per una qualche ragione non riescono più a svolgere quelle attività per loro importanti, fondamentali o anche necessarie, mentre prima erano attività automatizzate e scontate. Diventare TO vuol dire dare o ridare alle persone la possibilità di partecipare a quelle attività della loro vita per loro importanti con la maggiore autonomia e soddisfazione possibile.